Esce domani il nuovo disco del giovane partenicese Angelo Marchese. Si intitola Bogdanovich e contiene i brani reinterpretati dell'omonimo chitarrista statunitense. A soli 34 anni, Angelo Marchese, appassionato di musica classica fin da bambino, è già al suo quarto album. Da domani il suo nuovo lavoro sarà disponibile nei negozi e sulle piattaforme digitali. Allora, il disco nasce da una collaborazione che si è stretta con la Brilliant Classics, che è un'etichetta olandese che distribuisce in oltre 40 nazioni in tutto il mondo. È il secondo disco con la Brilliant e ne sto registrando un altro di opere siciliane del compositore Angelo Gilardino che uscirà nel 2016. In verità nel 2016 ne usciranno due per la Brilliant. Questo di qua, dedicato al compositore Dusan Bogdanovic, esce il 1 novembre. È un disco al quale tengo molto, uno perché segna una parte importante della mia vita e due perché sono delle opere rappresentative e del compositore a largo raggio e anche un po' di me, raccontano anche di me dal punto di vista dei colori musicali. Come dicevo, uscirà in 40 nazioni in tutto il mondo, in tutti i migliori negozi di musica, Feltrinelli, negli store digitali, più importante, iTunes, Spotify. Insomma, è una soddisfazione enorme indipendentemente da ciò che avverrà, da quale sarà il futuro di questo album. Per me è un segno un punto e chiude un ciclo di una parte importante della mia vita. Io ho iniziato qui a 13 anni, anche meno, mi ricordo perché con mio papà già studiavo la musica prima. Sono andato a studiare a Biella in Piemonte con Luigi Biscaldi e Angelo Gilardino in Accademia, all'Accademia Superiore, e da lì insomma gli esami in conservatorio da esterno, concorsi nazionali e internazionali, alcuni li ho vinti, altri no. Comunque ho fatto esperienze e da lì, insomma, duro lavoro serio sulla musica, di ricerca, insomma, che oggi mi ha portato ad avere soddisfazioni personali, devo ammettere soddisfazioni personali. La collaborazione, ti dicevo, che con concertisti importanti come Cristiano Porcueddo, con Alberto Mesirca, che sono due concertisti di fama mondiale, con loro ho collaborato nel CD precedente a questo, sempre per la Brilliant Classics, con Alberto Mesirca che sarà a Partinico a marzo per la registrazione in duo di un altro album che poi uscirà nel 2016, davvero molto importante, di cui vi dirò dopo. Con musiche di Gilardino. Gilardino, fra l'altro, che è un compositore, credo, tra i più importanti viventi, il maestro di Vercelli, sarà qui dal 24 al 27 di novembre per tenere una masterclass di alto perfezionamento. Già praticamente abbiamo chiuso tutte le iscrizioni e ci sono uditori che vengono qui da tutte le parti della Sicilia, da Catania, da Messina, da Siracusa, proprio per seguire le lezioni del maestro. In più quella stessa sera ci sarà un concerto dove presenzierà Gilardino e ci saranno anche il direttore del conservatorio. Insomma, rappresentanti del conservatorio qui, poiché abbiamo avuto una convenzione nella struttura dell'Accademia della Cultura e con la creazione dell'Accademia Musicale del Teatro Genio. Con questo disco a che pubblico ti rivolgi? Allora, si tratta di musica classica, ma io penso che sia un disco per tutti, nel senso che Bogdanovich è un compositore di spessore, di notevole spessore, ma che
nonostante la difficoltà che c'è nel studiare i brani e poi renderli e suonarli, hanno un'immediatezza all'ascolto davvero che secondo me è caratteristica propria delle grandi opere. Penso che sì, che sia un disco rivolto assolutamente a tutti. Ne sono convinto, da ascoltare in macchina, a casa, ovunque. Insomma, sì, assolutamente sì. Giorno 1 vi invito ad ascoltarlo, magari sui canali di distribuzione di internet, anche acquistarlo, sono sicuro che mi darete ragione di questo.